Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi iniziamo a parlare un po' di quelli che sono i migliori giocatori ruolo per ruolo, visto che sotto ai video sempre di più, ma anche in live, venite a chiedere: ma è meglio questo, ma è meglio quello, è meglio quell'altro, è meglio quest'altro. Visto che ne stanno uscendo tanti, cerchiamo di fare un po' di chiarezza reparto per reparto. Oggi iniziamo a vedere i difensori centrali, quindi non guardiamo tutti i difensori, terzini ne parleremo in un video più avanti, sempre all'interno di questa settimana. Senza perderci troppo in chiacchiere, passerei subito a vedere il primo giocatore di questa mia personalissima classifica, perché ci tengo sempre a sottolineare che quando faccio un video di questo tipo, sì, comunque stiamo parlando di giocatori in maniera abbastanza oggettiva, ma sui quali incide sempre quella che è la preferenza personale, perché magari io vi dico: Varane per me è il miglior difensore oro del gioco, tu mi puoi dire no, a me piace di più Marquinhos, se ci posso stare, poi arriveremo a fare le differenze tra i vari giocatori più avanti. Comunque il primo per me è Varane. Comunque all'interno del video non guardate l'ordine, ma vedete semplicemente i giocatori, perché ho detto che Varane sia il migliore in assoluto e l'ultimo del video sarà il più scarso, no. Questi sono quelli che secondo me, tra le carte oro, quindi tolte quelle che sono le icon eccetera eccetera, sono i giocatori assolutamente migliori. Quando poi capita che una di queste ovviamente è una versione speciale, tanto meglio. Primo giocatore è Varane, che quest'anno col trasferimento dello United ha acquisito sempre più valore, se n'è andato in Premier League francese, quindi ti dà la possibilità anche di poter fare tutta una serie di link molto interessanti. 1,91 m, molto rapido, ha anche dei discreti passaggi per un difensore centrale. Pecca un po' per quanto riguarda il discorso dell'agilità e dell'equilibrio, però onestamente io non ho mai riscontrato in game degli inciampi da parte di questo giocatore. Quando magari va a fare gli spalla a spalla, rimane sempre bello piantato per terra e alla fine riesce a uscire dal contrasto con il pallone recuperato. Quindi mi ha sempre dato una grande sicurezza. È un difensore che ti permette sia di poter difendere alto che basso, visto gli ottimi interventi automatici che ha, visto che ha 86 di lettura difensiva. Magari pecca lievemente nell'aggressività, che è 80, mentre molto bene l'86 di forza. Però Varane, secondo me, se potete scegliere tra fare un upgrade magari tra, non so, un Lucas e un Rafinha If, vi tenete Lucas, e se avete i crediti piuttosto andate a prendere Varane. Ecco, secondo me non può mancare, il pilastro delle difese di quest'anno. Così come un altro giocatore estremamente importante è Joe Gomez, più di quello che è il suo compare, che vedremo probabilmente a stretto giro. Perché questo qui è molto molto rapido come l'anno scorso, 1,88 m, ha normale, ma questo non vi pensate che gli vada a dare fastidio in game. Come potete vedere io l'ho usato addirittura per 220 partite, quindi veramente veramente tanto, ho avuto la fortuna di trovarlo non scambiabile. Come vi dicevo è molto rapido, pecca un po' in accelerazione, quindi vuol dire che ha un primo passo meno bruciante, mentre con la velocità scatto tende più a recuperare, visto che comunque è 1,88 m di giocatore e c'è la falcata abbastanza ampia. Qui passaggi che sono un po' più ambigui rispetto a Varane, in particolare il lungo, perché sul corto comunque ci siamo. Qui andiamo molto meglio per quanto riguarda poi agilità, equilibrio e reattività. Questo che cosa vuol dire? Che quando voi andate a schiacciare l'L2 in fase difensiva, Gomez reagisce benissimo sia a quelli che sono i cambi di direzione degli avversari sia ai micromovimenti. In più ha ottime statistiche anche per quanto riguarda la difesa, l'83 di lettura, l'84 di contrasto, l'82 di scivolata, quindi diciamo tutte quelle che sono le statistiche al suo posto. E poi abbiamo forza 83 e aggressività 81, anche qua lievemente bassa, ma io vi assicuro che in game questo veramente si assecca all'avversario fino a quando non ha recuperato il pallone. Quindi bene bene pure Joe Gomez. E come vi dicevo, io lui onestamente lo vado a preferire anche a Virgil, che come potete vedere ho trovato anche lui non scambiabile. Ma rispetto a Joe Gomez ha 35 partite. Quindi questo perché? Perché Virgil, come al solito e come l'anno scorso, è un po' penalizzato dal gioco. Cosa succede? Che voi vedete quel 78 di velocità, ma in realtà lì è veramente una roba tragica, perché ha 66 di accelerazione e 88 di velocità scatto. Quindi vuol dire che sul primo passo, se gli parte l'attaccante dietro col filtrante, lui non l'ha preso più. E in un gioco come quello dell'anno scorso e come quello di quest'anno, questo fattore va a incidere veramente tanto. Poi parliamo di un giocatore che comunque costa 200k, piuttosto che prendere lui c'è un Gomez che ne costa praticamente un ventesimo, vi prendete lui e affiancate Varane piuttosto che fare una spesa pesante su sto Virgil.
Poi per carità, niente da dire, questa è una C più immensa. In area di rigore qualsiasi palla la assorbe, non è che l'autoblocca, veramente la ingloba in se stesso. Cioè se lui potesse buttare il suo piede destro sulla palla e smontarlo pur di non far segnare, lo farebbe. Però rischiate che in situazioni di contropiede che sono molto molto frequenti, data la sua lentezza, andate un po' a soffrire. Quindi occhio su Virgil, forte sì, ma con riserva. Passiamo invece a due giocatori, perché andranno in coppia, che sono veramente qualcosa di atomico quest'anno. E il primo è Marquinhos, 1,83 m, quindi non è un gigante, però questo è un gigante per come insomma si muove in campo, perché è molto rapido, ha dei passaggi da centrocampista navigato, è sia agile, ha un'ottima reattività, buona freddezza, statistiche difensive impressionanti, pecca un po' in forza e in aggressività, ma vi assicuro che anche qua non è che si sente tantissimo. Sto Marquinhos, soprattutto poi quella che è la sua versione speciale che abbiamo analizzato venerdì, quella dei Road to the Knockout Stage, è veramente qualcosa di eccezionale. Immaginatevelo quell'altra carta oppata di 2, già parte da un 83 di velocità, arriverà ad abbinare un'immensa CPU anche ad un'ottima rapidità. Quello non praticamente lo mettiamo in campo e non lo togliamo più quasi fino al periodo dei Toti barra Tots. Quindi è una carta veramente da endgame. Ma anche la carta oro, vi ripeto, fa veramente il suo, considerando anche quello che è il vario discorso dei Link di quest'anno, che viene sbloccato proprio uno di questi da Kimpembe, che è un altro giocatore incredibile, praticamente il gemellino di Marquinhos, praticamente stessa velocità. Lui però è 1,89 m, anche nel normale alto per Kimpembe, quindi stesso work rate. Magari rispetto a Marquinhos un pelino di CPU in meno e un pelino di interventi automatici in meno, ma poi per il resto anche qua abbiamo dei buoni passaggi, un giocatore molto abile e reattivo con l'L2. Quello che Kimpembe ha in più è una forza e un'aggressività fuori dal comune. Quindi questo vuol dire che quando andate a intervenire col contrasto, magari Kimpembe lo sentite un po' di più anche grazie alla sua stazza fisica. Però vi ripeto, assieme a Marquinhos sono indeciso se Marquinhos Varane o Marquinhos o Kimpembe Varane o addirittura Marquinhos Kimpembe sono la migliore coppia ora del gioco. Ci sto un po' pensando, magari vi darò il responso se ci arrivo in questi giorni. Però parliamo di giocatori veramente sensazionali. Poi per 50k vi assicuro che vi portate a casa un titolare veramente che ve lo portate dietro per parecchio tempo. Così come un altro giocatore incredibile, se si riesce a linkare, sto Koulibaly, ovviamente il Potm Uberalles, 1,87 m, molto rapido come giocatore. Qui l'unica problematica non è tanto statistica, perché lasciando i passaggi che sono veramente orribili, comunque l'equilibrio, stesso discorso di Varane, pare che non si senta tantissimo. Abbiamo una grande forza, una grande aggressività, una CPU illegale da parte di Koulibaly, che fa veramente una quantità di interventi automatici esagerata. L'unico problema è ibridarlo. Io onestamente mi sono fatto un'idea, si potrebbe provare a piazzare quel portiere del Chelsea, Mendy, che gli dà comunque intesa. Si potrebbe piazzare un Cordoba, un Icon, un Di Lorenzo esotico terzino, che però non è che mi fa impazzire. Però sto Koulibaly è veramente un bellissimo difensore che quest'anno giganteggerà per lungo tempo nelle squadre di tanti. Così come un altro giocatore molto molto buono è De Ligt, all'interno di una Serie A. E non è casuale aver messo De Ligt immediatamente dopo Koulibaly, perché per me la coppia Koulibaly-De Ligt versione dinamica, che prenderà almeno un upgrade praticamente al 99%, vanno a formare veramente un ottimo duo. Parliamo di un giocatore che comunque è discretamente rapido, ha un buon passaggio corto, buoni parametri di agilità e reattività che sono quelli che ci interessano maggiormente, ottime statistiche difensive, una gran CPU di sto De Ligt, forza e aggressività molto on point anche sotto questo punto di vista. E vi dicevo non a caso, perché io l'ho piazzato davanti a Skriniar, che sebbene sulla carta sia lievemente più veloce, ok, perché comunque dovete calcolare l'upgrade che arriverà a sto De Ligt, vi dà anche la possibilità secondo me di avere dei link un po' più interessanti, il buon Matisse, penso magari a un quadrato terzino destro che gli dà lo strong. Quindi sto Skriniar l'ho messo perché comunque anche lui è un giocatore sensazionale in quanto altezza, rapidità, passaggi anche qua, il corto discreto, il lungo meglio che eviti,
agilità, equilibrio, reattività, freddezza, tanta roba. Anche per Skriniar veramente un'altissima CPU con quel 90 di lettura difensiva. Non dico che fa tutto da solo, ma poco ci manca. Forza e aggressività anche qui fuori dal comune. Quindi un bellissimo giocatore che costa poco rispetto magari a quello che costa De Ligt. Però non vi dimenticate che De Ligt è una sfida, quindi con qualche carta non scambiabile ve lo potete portare tranquillamente a casa a zero o anche allo stesso prezzo di Skriniar. Comunque ci tenevo a menzionare pure lui, così come ci tengo a menzionare anche Koundé, perché con Koundé è successo un po' un caso diplomatico, ovvero l'uscita di quell'Umtiti che per me è totalmente inutile da fare, perché voi portate a casa un Umtiti non scambiabile che ve lo tenete probabilmente una settimana, ma neanche, perché c'è sto Koundé che è molto più forte ed è scambiabile e costa meno. È 1,81 m, sì, magari l'altezza non è proprio il top, però questa sua altezza gli permette di essere, guardate quanto agile e quanto reattivo, questo qua con l'L2 è una trottola. Praticamente l'avversario lo tracca qualsiasi movimento fa. Poi è velocissimo, ha dei buoni passaggi, anche qua ha delle ottime stats difensive. Magari questo è un giocatore un po' più manuale rispetto agli altri. Pecca un po' in forza e in aggressività, però stiamo parlando anche qui di un ottimo giocatore, vista anche la nazionalità e la possibilità di insomma ibridarlo in maniera dinamica anche con giocatori di altri campionati. E a concludere andrei a fare un discorsino su questo Upamecano, perché Upamecano per me, più che la Croix, Saint Just, quei buggati, è un giocatore da tenere d'occhio. Ah, battuta, perché want to watch, no, nel senso dategli un try, perché è molto alto, 1,86 m, alto normale, ma non è un problema. Qui c'è quel parametro di velocità che è un po' cannato, perché c'ha 90 di velocità scatto e 70 di accelerazione, quindi magari anche lui magari sul primo perde un po' di passo, però poi lo va recuperando sul lungo. Ha dei buoni passaggi, ha una, nonostante il 78 di lettura difensiva, ho trovato che faccia veramente tantissimi interventi automatici e ha tanta forza e aggressività. Quindi secondo me, più che andare a prendere quelli buggati, vari La Croix eccetera, secondo me quelli là alla lunga perdono un po', anche perché sono abbastanza smills. Invece sto Upamecano è un cinghiale, lo sentite quando gioca, va a spostare chiunque. I vari La Croix eccetera rischiano di perdere il passo anche contro un Muriel fisicamente, perché vengono sbilanciati. Quindi state attenti a preferire magari statistiche più elevate su quello che è il discorso più completo sul giocatore. Quindi niente raga, io vi ho fatto vedere questi 10 giocatori difensori centrali che per me al momento sono i migliori, diciamo i must nelle difese, se riuscite a piazzarli ovviamente. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo o se avete qualche suggerimento da far entrare all'interno di questa mia, ripeto, personale classifica. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link di riferimento dei vari partner. In particolare vi consiglio di passare nel primo link da Ultradesk, che fanno delle scrivanie atomiche. Me ne hanno fornita una che abbiamo montato in live venerdì. Se volete andarvela a recuperare vi fate due risate. Poi trovate tutti gli altri partner, il link per le live sulle piattaforme Viola, giornaliere, eccetera eccetera. Io vi auguro una buona giornata, un salutone, ciao ciao!